E io avevo sto file di OneNote dove in pratica mi segnavo le barre quando ero in giro, che è letteralmente quella roba che dici classica che hai l'idea geniale e dici vabbè non me la scrivo che poi me la ricordo e te la Poi scordi te subito. la Quindi me, cioè, ho fatto proprio tipo anni a segnarmi tutte le cose così. Anni che manco reppavo, però boh, mi veniva l'idea da scrivere. E quando beccheggio ieri io avevo sto file fra, ma che tu potevi andare così. E non finiva più, capito? Quindi credo che gli ultimi 2 anni sono andato quasi a, come si dice, a esaurirla. sì, a esaurimento scorte. Poi si riallunga. Però sì, ragiono così, sono andato È così. cambiato. I've been feeling like 50, ho ricomoto. Devo spingere di brutto, faccio il disco e svolto. Bevo Jack da whisky, sono qui in consort. Mamma, ma qui mi vado Armani così Doc molto. per L Mag. Grande, è un piacere. È un piacere perché tu sei veramente uno dei portavoce della new school, della nuova generazione, quella vera del rap fatto in Italia. E AL è il magazine che ha aiutato a lanciare invece la vecchia scuola, quella vera del rap Sta. Un italiano, no? Erano quegli anni. Per grande incrocio oggi. cui un bell'incrocio. Ma nella tua musica l'incrocio c'è anche praticamente, no? Si sente che hai ascoltato qualcosa, o forse tanto, della vecchia scuola italiana. Tra i tuoi ascolti, che cosa c'è di più forte degli anni 90, inizio 2000? Anni 90 non saprei. Forse Perché sei un 95. io sono del Esatto. 95. Quindi vabbè, conta che è tutto recuperato. Però 2008 io inizio boh, a bazzicare queste zone, tra l'altro. E 2006 a Ville Denaro? Mi sa di Sì, sì. Quindi sbagliato. Dogo, Peso. Beh, comunque la roba vostra anche un po' perché Criccabalordi, Cuno, Grande. i Sano Business ci piacevano particolarmente. Almeno a me, un altro Sempre. mio amico, Certo. un sacco. E quindi Scuola Milano. Poi da lì, vabbè, un po' di roba extra. C'era, che poi per me quella è la vera Golden Age italiana, perché c'era poi Wamika a Torino, Adria Costa in Veneto, Certo. Milano Dogo barra, chiamiamola, scena dello show off, Chiaro. tipo, che non sono mai stato, lo metto in chiaro Ci perché mancherebbe altro, tra non l'altro. credo sia possibile, e Truce Clan a Roma. Ci metti Cosanga Napoli, Ed era quella forse scelta. c'era già Johnny Marsiglia, sì. C'era l'inizio di Johnny in Sì. quegli anni. Un po' di Stock & Sì, Bardi. tanto Quindi Stock sì, and Bar. direi questa striscia di roba italiana, sì. Sciocca E Shock e mista in Veneto sempre. e mista in Veneto. Forse non ero tanto un Unlimited Struggle Boy. Ok, più Andrea Era un po' Costa. più street. Sì. Poi Andrea Costa, per esempio, io l'ho detto a Gioielli. Cioè, ai tempi per noi non era così facile. Perché è vero che c'era internet, però. Cioè, vattela a cercare su YouTube certe cose. Poi. Io sono 95, quindi 2010 già comunque c'era un po' l'era del ho il disco per la major, quindi su YouTube se c'è il video lo blocco, lo censurano. Quindi andate a cercare sui free streaming, free download. Dovevi un po', Sì, perché capito? erano gli albori dello Barcamenarti. streaming, ma non c'era né Spotify né iTunes, per cui. Esatto, io poi Spotify l'ho usato boh, forse dal 2015, tardissimo. Ero proprio iPod, scarico, tac, me lo faccio. E c'avevo tutto, c'avevo un sacco di roba. Vacca anche, bisogna Ok, dire vacca. certo. E mi sto scordando qualcuno di sicuro. Però sì, tutta quella roba lì me la sono ascoltata un sacco. E si ritrova nella tua musica, no? Anche in Gifted, a parte il link con tutto il mondo, Adria Costa, che quella è una cosa più reale, Chiaro. l'amicizia che. Poi ne parliamo anche un po' meglio. Però ci sono quelle influenze di quegli anni, Sì, mi anche piace qualcosa citarle più poi. indietro, c'è citazione anche di Sangue Misto e Valle Varene e tutte Ok, è cose. vero. Neffa, sì, Neffa e Sangue Misto sono tipo quest'Udincum che è un po' immortale quella roba, quindi. Sì, quella forse ce l'avevo anche quella ai tempi. È che comunque cioè, è una roba che ha girato così tanto che appunto è un po' immortale, no? Quindi Sì. te l'ascolti nel 2005 non sembra così. Non sembra che magari c'ha boh. Quanti è? Poi di che anno è? Messaggeri Tipo, o esatto. Messaggeri fine 90, Fino a 90, comunque capito, non 98, lo diresti che c'ha 7 qualcosa. anni in meno di, boh, Penna Capitale. Sì, Cioè comunque suonava fresca. certo. E sì, quindi quella roba sicuro. Poi a me piace mettere qualche citazione qua, là, è figa. Giusto. Sì. Fa capire anche la continuità e la ricerca, no, che c'è dietro il gesto, no? Sì, poi è figo, in America possono farlo perché c'hanno 3.000 cose assurde, quindi magari senti il pezzo di Future che, boh, fa una barra su. Boh, Slick Creek, Su capito? Slick Creek o su NAS Perché Vintage. comunque ci sono robe fighe. Sì. Quindi nella mia piccola selezione di roba italiana ci sta a citarlo, perché Giusto.
ma anche la gente che produce la musica che rappi ha quella tipologia di influenza o sono tutti più moderni e si guardano in giro meno da quel punto di vista? Beh, secondo me da produttore ci puoi anche pensare meno a sta cosa, perché come cioè, ha detto proprio la buona, non devi fare reference in un beat. E poi quando le fai magari ti rompono anche più il cazzo perché hai osato usare il campione di cose così. E vabbè, tralasciando il fatto che abbiamo fatto il pezzo del disco aspettando Troie, certo, quella non so nemmeno come è nata. L'abbiamo già commentata nell'intervista. Ah, vedi, giusto, cioè, ecco perché me la ricordavo anche. Giusto. E vabbè, quella non so come è nata, non so come abbiamo fatto, cioè lo sa Gioielli. È successo tutto in 5 minuti ed è andata così. Tra l'altro, ritornando su questo paragone, no? A livello assurdo di... è assurdo perché poi quello che ci ha detto Blo è molto semplice. Noi facciamo barre, per cui non aspettatevi da noi che abbiamo un testo che ha un senso compiuto. Quello in realtà era un pezzo con senso compiuto perché aveva un concept dietro. Sì, ma poi è andato proprio a casissimo, perché abbiamo detto, vabbè, allora, Rolzino sta cantando il ritornello di Aspettando il Sole su un beat che lo ricorda, perché poi io sì, pensavo fosse un sample simile, invece no, c'entra un cazzo. Johnny è partito in quarto e ha detto, ah, figo, figo, recalo. Abbiamo fatto la strofa, abbiamo detto, vabbè, avevamo tipo 5 minuti per farla, quindi, che era anche tardi. Quindi ho detto, vabbè, zanziamo due barre, facciamo la roba che prendi le barre del pezzo e le rigiochi, no? Allora io ne ho prese due le ha prese Gioielli, due le ha prese l'altro. E boom, basta, pezzo finito. Sai, a volte secondo me non ci devi troppo ragione. No, è vero, è corretto, Fancuro. Soprattutto nelle posseccate, no? Quando sei in tanti. Uno, ma poi sai, se fai tre pezzi l'anno, allora ci sta che ci ragioni come se fossi Nostradamus. Però, se ne fai 100.000... Se scrivi, scrivi anche di cazzate. Boh, capito, cioè, adesso c'ho pezzi mega profondi, vatti a sentire quelli. Infatti, ma poi nel disco lì c'è un concept di scrittura, no? Che quantomeno sposa i beat, l'idea dei beat, il flow che ti danno i beat. E poi anche lo spazio giusto, cioè ne parlavo, non mi ricordo se con Gioielli o con qualcuno. Cioè, pensa se io, cioè abbiamo il disco MRGA e arrivo io che faccio tutto il preso male e mi metto a raccontare i miei drammi. Quelli, se voglio, me li racconto nel disco mio, momento personale, roba mia. Buono. Disco con i ragazzi, faccio robe da festa, da gruppo, da cazzeggio. Secondo me ci sta così, poi per l'attitudine nostra non aveva senso. Per esempio, tutta la gente che mi dice che negli ultimi dischi abbiamo fatto i pezzi tipo l'outro, Flaneur, Kids 95, Vocazione, che sono pezzi un po' più introspettivi, conscious magari possiamo dire. E sono pezzi vecchi, alcune robe ce le avevo da alta moda, però la metto su alta moda, non ha senso, non so come dire. Cioè, hai aspettato il disco giusto per poterle mettere bene. Il giusto, il momento giusto. Sì, poi vabbè, io scrivo tutta composizione di cose che ho già scritto, quindi cioè tipo a volte non è un problema se ho una barra di 7 anni fa, capito? Ma la ritrovo lì, tanto c'è un file unico infinito e la riuso quando è il momento giusto. Così è vero, perché poi c'è la tua generazione, bruttissimo intro di una domanda. Ok, ci sta. Il Book of Rhyme della generazione prima, di due generazioni prima, era un foglio, cioè erano dei quaderni chiaro, veri e propri. Rigorosamente di carta, adesso scritto. È un file ben... sul telefono che può infinito, essere infinito, però. Per cui c'è una circolarità, non c'è mai girare pagine. Ti faccio l'esempio con la roba che faccio, quando io beccai Gioielli la prima volta, io arrivai in studio, io ero proprio, cioè randa, non facevo rap. Cioè facevo rap, però era tipo il primo anno. E io avevo sto file di OneNote, dove in pratica mi segnavo le barre quando ero in giro. Che è letteralmente quella roba che dici, classica, che hai l'idea geniale e dici vabbè non me la scrivo che poi me la ricordo e te la scordi subito. Certo. Quindi ho fatto proprio tipo anni a segnarmi tutte le cose così. Anni che manco reppavo, però boh, mi veniva in idea la scrivo. E quando beccai Gioielli io avevo sto file fra, ma che tu potevi andare così. E non finiva più, capito? Quindi credo che gli ultimi 2 anni sono andato quasi come si dice? A esaurirlo. Sì, a esaurimento scorte. Poi si riallunga. Però sì, ragiono così, secondo me è fighissimo. È cambiata la tua maniera di scrivere da... No, vabbè, adesso approccio un po' più i beat. Poi sai, dipende anche dai beat. Io faccio tante cose diverse, quindi... non posso approcciare un beat di Garelli come approccio un beat di Gioielli, no? Anche per il tipo di cosa che vuole fare lui con me e che io voglio fare con Garelli. Quindi, che ne so, c'ho il beat, oppure i ragazzi comunque ho fatto i pezzi nel disco che fanno la roba più Detroit, sì, che è più scazzata quella, allora quello l'approccio con un'idea di dire cose diverse. Però,
quando hai uno stile che è tuo, secondo me puoi fare tutto. Esatto, poi c'è quando trovi le recensioni del tuo lavoro online, c'è proprio gente che si mette a ragionare sui pezzi. Ah, questo è un pezzo più Detroit, questo è un pezzo più trap drill, questo è un pezzo più rap classico. È ovvio che lo fa. Però magari per te non è così netta la cosa. Ah no, cioè, per me niente, beat. Anche se ovviamente ovvio che nel disco, cioè quando ragioni, e sono quei discorsi che a una certa, se devi fare un discorso veloce, anch'io quando parlavo con Garay dicevo allora il pezzo Detroit lo mettiamo qua, il pezzo, capito? Dici per a livello di scaletta. Boh, anche solo per dare un nome alla roba, no? Sì. Poi in realtà per me è uguale, cioè i beat sono beat rap, io ci rappo sopra. Fosse capito il beat reggaeton, allora posso capire. O il beat techno, che dici sono andato su robe che non sono rap. Però Detroit ormai, cosa stiamo dicendo? Sono dei beat che hanno delle particolarità diverse, ma... Peculiarità diverse. Sono beat rap, capito? Poi c'è gente che, minchia, è proprio inquadrata, che gli piace un tipo di rap. Però siamo come quando eravamo pischelli, o almeno ero pischello io, ma secondo me pure voi, che c'erano i metallari che dicevano a me piace solo il death metal. A me piace solo il... capito? Sempre quel confronto generazionale che ormai contraddistingue questa chiacchiera. Prima era West Coast e East Coast, no? Oppure, sì, esatto. Peggio semplicemente ancora, adesso New York, in America è molto più largo. Sprige basta. Esatto. Dall'Italia ha veramente un po' un senso che lascia il tempo che trova. Ma perché poi, cazzo, stai di Milano, magari abiti a vaffanculo in un paesino di 1000 abitanti, mi viene a dire no, perché io ascolto solo roba di New York, di Harlem, perché mi piace solo quella. Però è una mentalità tua, cioè... se sei di Harlem e ascolti solo la roba di New York posso capire, ed è così anche un po' che fanno. Certo, è un campanile. Perché in America poi funziona tutto così, no? Sì, ma poi la vivi. Cioè gli amici tuoi che fanno solo quella roba lì, no? O tipo a New York adesso ascoltano o drill o ascoltano la roba alla Jadakiss. Sì. Però, capito, poi vai a Chicago, c'è il suono di Chicago, c'è la drill di Chicago, c'è il rap alla Kanye West. Vai a Detroit, c'è il rap di Detroit, ma c'è anche il rap alla Eminem. Certo, quello di Lilla, tutta la scena. Oppure quella scena lì, esatto. Oppure vai in Florida, c'hanno due o tre stili diversi. In Louisiana, in Texas, in San Francisco. Quindi è figo vedere tutte le varie robe e conoscere. Poi qualcosa mi fa schifo anche a me. Tipo? Tipo la roba di SoundCloud a me faceva cagare in maniera gigante. Sì, quella roba non è proprio per me. Era troppo liquida. Però sti cazzi, cioè, falla, bella, ti piace, buono, sono contento. E tante altre robe mi piace. Atlanta, quante robe figa ha fatto Atlanta. Che poi non è che non ci fossero vecchie, perché c'erano pure vecchie. Cioè sì. C'è l'old school ovunque. UGK, boh, che cazzo ne so. Come si chiamavano quelli che li hanno censurati di Miami? Two Left Crew. Cioè, certo. L'old school ovunque. E poi hanno sviluppato il suono in ogni posto. Sì. E poi mi vedo a beccare il tipo di Abbiate Grasso che mi fa no, perché per me il rap è solo a New York, cosa è? Non per il cazzo, cioè, capito? Solo Griselda, solo... O solo Griselda, cioè, sì. Capito, minchia, ci sta, ce l'abbiamo fatta quella roba a spacco. No, siamo stati migliori a farla per 3-4 anni, mo fatela voi. È un accento da mettere che secondo me è corretto, sì. No? Perché poi anche da fan magari la gente legge un atteggiamento musicale come... No, un cubo che non si può muovere. E invece no, poi esatto. Cambiare il tempo. No, poi io sono sempre stato aperto, cioè io ho scritto veramente di tutto. Poi fra, sono del 95, quindi tutta la roba degli anni 90 e chi non dice sta cosa poi mente a tutti. Ce la andiamo a recuperare a ritroso, cioè okay. Il mio primo disco di Nas è stato quello con Damian Marley. Chiaro. Perché era il 2009, sì, sì. 2010. E poi vai indietro. Quindi quello che ti viene a dire, tipo io la prima volta che ho sentito Nas... ho sentito il Matti, che sono tutti poser o robe così, no? E quindi, insomma, la gente racconta più di quello che alla fine fa, capito? Fai quello che ti piace, ascolta quello che ti piace, buono, sti cazzi. E invece, dal punto di vista discografico, che è l'altra grande domanda, tu hai già, pur essendo giovane, hai già un passato di tante pubblicazioni, tante pubblicazioni in maniera diversa. Più o meno mondo major, più o meno mondo indie. La roba col gruppo, MRGA. Il gruppo. Abbiamo fatto un po' di tutto in questi anni. Adesso siamo più inquadrati. Esatto. Anche perché comunque io sono partito che non... Boh, c'ero una mina impazzita. E MRGA mi ha dato una quadra su certe robe. Da loro ho imparato anche molte cose su come gestire un'uscita, bla bla bla, varie. Esperienza major, abbiamo fatto un paio di cose, poi abbiamo visto che insomma non c'era una bella aria, quindi abbiamo alzato le tende. Io un momento mi sono ritornato indipendente, che poi comunque abbiamo, cioè
abbiamo le nostre cose, i nostri deal, le nostre robe. Però Thinkfast Record indipendente, ho il mio roster. Questi giorni annunciamo, siamo già 5 artisti. Io curo qualcosa, digitale, barra rompere i coglioni sulle Certo, cose, giusto digital per. PR, no? Sì, esatto. Poi se lo dici in Invece inglese sembra sempre più figo, effettivamente. proprio Devo rompere il scriverlo cazzo su proprio. Instagram. E sì, rompere il cazzo, fare in modo che tutto esca in tempo. E abbiamo un bel team, anche tu la parte grafica, mi curo il fisico io. Alcuni curo il fisico, ma poi lo curo solo a me. Cioè, anche a me. E, insomma, mo questa è la visione nuova e Chiaro. credo di portarla avanti per un bel po'. Che fa tesoro di tutto quello che c'era prima, ovviamente. Esatto, delle esperienze già fatte, no? Che siano più o meno errori o cose che non hanno funzionato, poi tutto è relativo, anche Sì, ma comunque perché. impari perché vedi come funzionano tutti. Cioè, io adesso se vado a parlare con gente della Major, so cosa propongono alla gente. Poi ho anche amicizie, capito? Cioè, mi becco con Next, con Fantini, parliamo di questo, quello. Loro hanno mille esperienze loro. Se mi propongono un contratto, lo propongono a uno che gestisco io, aiuto io. So dirgli, guarda, che se tu firmi quella cosa lì, poi c'è A, B, C, D, E, F, G da fare. Se tu non lo fai, allora c'è A, B, C, D, E, F, G da fare noi. Come Certo. lo vuoi fare? Budget, lo facciamo, buono. Cioè, sono cose tecniche che poi ovviamente uno non vede dietro, però qualcuno le deve fare. Sì, assolutamente. E Prima già, impari a farle, e anche quando le meglio fai stai. non è detto che raggiungi dei grandissimi risultati, no? Vabbè, quello poi io non puoi pensarci. Quello è l'hustle di fare la musica al giorno Ma è d'oggi. proprio la base anche dell'imprenditoria, cioè, se compri 200 copie di un disco, spera di venderle. Ovvio che se tu fai 20 streaming, non ti caga nemmeno tua Non sorella, stampare allora non 200 copie. stamparne 200, capito? Fatti due calcoli, magari ne stampi 25, che almeno fai sold out e puoi dire abbiamo stampato 25 copie e le abbiamo vendute tutte, di base. Poi ognuno ha le sue cazzo di idee, magari la mia è sbagliata, però. No, per esempio la Gifted, è già c'è anche il fisico di Sì, Gifted. noi facciamo pre-order. Prima mi baso sempre sui CD, quindi ti basi sugli streaming e fai i CD e il merch. Io voglio fare tutto, anche Gifted sarà anche un brand che Ok. curerà tutto il merch. Vorrei fare anche delle collezioni extra per i cazzi miei, però curerà tutto il merch della mia roba barra Filmfest. Quindi tipo facciamo il disco di quello lì, X, i CD li vendo sul sito. E ci vendo anche, che ne so, una felpa, una maglietta, un cappellino, una cosa, un gadget, insomma, a seconda del progetto. E facciamo i vinili, a seconda dei CD che vendiamo, facciamo i CD a seconda degli streaming che facciamo. Fai due calcoli, capisci un po' com'è. Poi anche lì è tutta una roba che più stampi i vinili, più capisci che cioè, se compro certe copie, le pago meno, se ne faccio più, insomma. Robe che noi sappiamo, ma ovvio che il pischello che magari recca due pezzi li carica su Instagram non è che lo Non la sa. conosciamo, esatto. Sì, come non sa O non vede che. vinili proprio, che Esatto, non è che scontato. magari ne fai meno, ma molto più ricercate a livello di grafica, contenuto, tipologia Oppure. di vinile, Ma poi ci sono peso delle cose e assurde. Noi colore. vendiamo più vinili che CD. Questa è una cosa che non ha senso, sinceramente, però. Meglio così, forse, perché i vinili fai più margine. Sono anche più fighi poi. Sono più fighi perché la Sì, copertina è più grossa, no? sì, sì, sì. E non so bene se è un mix tra vintage, effetto vintage e collezionismo, forse. Non lo so, Però bella, bella così, no? se, intervengo io, Vai, vai, così, serena. Ci sta. live, ok? Si sentirà questa entità che parla. È Sì, Sid che parla. no, volevo È il chiedere, palazzo che parla. volevo chiederti quanto tutto questo fare che ti metti nel business, cose, arriva dalla tua esperienza in strada. Te ne parli tanto Credo al nel disco. 100% comunque, sì. Però vedi, tipo, ne parlavo con un amico che fa musica, che mi fa, vedi, io, boh, cioè di cifre, robe, non me ne intendo un cazzo, io se stampi i vinili ci vado sotto. Anche solo saper gestire un bilancio, cioè, capito? Che sembra una roba molto più complessa che è, ma alla fine è, spendo quello, vendo questo, spendo quello, stare dentro coi soldi, fare in modo che, capito, anche se lavori, perché poi molti di noi magari non è che ci vivono da sta roba, no? C'è un lavoro, quindi dici, vabbè, ci butto soldi a caso, qualcosa mi ritorna. Però tiro del culo poi se spendi 3.000 euro per un disco, ce ne fai 1.000, no? Vedi che hai Anche. perso due. Poi dici, vabbè, fa niente, lo faccio perché mi piace. Ok, però se ci fosse il modo di spenderne
1000 e farcene 3000 non sarebbe meglio. C'hai due per fare meglio quello dopo. Esatto. Quindi sono quelle mini cose che secondo me sì, ce l'ho da quella cosa lì. Anche solo saper gestire le cose, insomma. I musicisti, mica, sono tutti disorganizzati, non sanno fare le cose, tutti così. Quindi sì, quella roba lì ci hai beccato se devi andare lì per forza. Infatti me lo dicevano un po' di gente. Tra l'altro, vabbè, i legami con Milano, no? E sono sfaccettati anche dal tuo punto di vista. Siamo in zona De Angeli, qua sopra c'è la redazione dalle 23 anni Questo fa, posto stesso storico. Poi è palazzo. successo tutto, tutta Altamoda è successo lì, tipo, Vedi. mezzo Altamoda. Quando pioveva qua sotto, no, sto posto è incredibile, è sta combo che c'era a L, poi lo rende ancora più... Più stratificato, no? Sì, più hip hop, sto posto, dobbiamo fare una cover in sto posto. E tu che rapporto hai con le zone di Milano? Che è una cosa che è venuta fuori negli ultimi anni, no? Prima delle differenzie tra Ah, di musica ok. da Valle Varie, adesso Ma invece. perché adesso sta zona è diventata mica bollentissima, ma è un problema di... un po' di gentrificazione. Te stai in via Monza, Io sto in giusto, no? Viale Che un po' anche da voi stanno Monza. cercando di C'è. farlo, no? Che in pratica prendono sti quartieri e li fanno diventare mega di lusso. Noi abbiamo City Life qua, no? Quando ero pischello, City Life era un cantiere, fra. Cioè, c'era la barriera, c'era Piazza Giulio Cesare, che tra l'altro si vede solo nei video dei Dog ormai. Sì. Sì, Quello con Hansi, non mi ricordo il sì, sì. nome, il ragazzo della piazza. Ragazza della piazza. L'ho Sono stati dei geni girato un perché hanno fatto il amico. video a Giulio. Boh, tipo 3 mesi prima che la tirassero giù. E Sì. hanno fatto City Life che prima c'erano i ricchi vecchi, che però stanno tranquilli, mentre adesso in City Life ci sono i ricchi nuovi, quindi capito, casa super, Pischel, tutti ricchi. E quindi i ragazzi di San Siro qua, che invece stanno nei popolari, che è proprio il quadrato, che ha un blocco, fra quello è proprio un blocco alla francese, con i quadrati che circondano la zona e pieno di sbirri che fanno giro lì. C'è stato molto più, come si dice, Contrasto, più no? contrasto, capito? Esatto, cioè, comunque questo è sempre, Milano in generale è sempre stata una zona che c'hai l'amico povero e c'hai l'amico ricco e ci convivi. Anche qua, capito? Io abito al confine della circonvalla, fin da quando ero piccolino c'erano i ragazzini ricchi del centro, c'erano i ragazzini magari un po' più incasinati lì fuori. Adesso invece è ancora più peso perché c'è il ragazzino mega ricco e c'è il ragazzino invece dei popolari che magari c'ha. Poi quelli di San Siro sono incasinatissimi, ci sono quelli che sono arrivati a occupare, Chiaro. hanno sfrattato i vecchi milanesi che già c'avevano i cazzi loro, i loro problemi, quindi tutto un casino generato. E vabbè, comunque per dire che si è creata un po' sta cosa delle zone, ci marciano anche un po' sopra, ma secondo Sì. me fanno bene, fanno pure. Sì, è un po' fa internazionale, no? Perché Sì, e poi c'è comunque a Parigi, Milano c'è si ragiona Berlino. così, eh? Cioè, di che zona sei? Un rapper incredibile diceva di che zona sei, zona 6, abbiamo già chiarito. Quindi già si ragionava così da Pischelli. Cioè, non è che se sei di zona lì ti sparo, però quella è un po' la fascia, E poi c'è la quella è un parte po' la alta. parte, come si dice, entertainment, Sì, cioè un sì, sì. po' Vabbè, dai, un spettacolo. po' spettacolo. Ma ci sta, no? È arte, No, non ci musica. sta, però non è il mio Niente. business. Esatto. Non è la tua cosa, ma A me non esiste mi anche spara quella cosa. nessuno, A sono a posto. posto così. Sì, Meglio così. infatti. Noi ci possiamo rivedere, essere sicuri di farlo. Esatto. Poi c'è quest'altra cosa un po' più alta delle citazioni a Milano, che è sulla copertina c'è una vetrata in piombo che richiama quelle del Duomo gotiche, no? Vero, E quindi vero. lifted da qualcosa anche di, vabbè, dal lato spirituale, ma dall'altro collegato alla città. Allora, Gifted è un insieme di robe. Poi io ragiono tipo che ho una reference, poi spuntano sempre delle reference che non mi aspettavo. Tipo, non abbiamo fatto, mi ha scritto Blobby dopo che è uscito il disco e mi fa: siamo dei coglioni, non abbiamo fatto delle foto in Duomo. Non ci ho pensato, Certo. capito? All'inizio Gifted è nato perché volevo fare. Allora, c'è il joke, tra l'altro, che il mio cognome è Donati, perché mi Perfetto. piaceva quella roba lì. Poi Gifted è carino perché vuol dire avere un dono. Ma anche essere tipo un po' benedetto, quindi abbiamo giocato su quel doppio senso lì. Mi piaceva come suonava, mi piaceva come. Io sono un maniaco delle lettere, quindi mi piaceva come. Come viene Cioè, esatto, composta la come scritta? si vede proprio la scritta. Quindi ho detto perfetto. Poi Gifted in realtà c'ha tutta una storia infinita, perché doveva essere Fiori Blu il disco. Poi metà di Fiori Blu è stato preso, un quarto di Fiori Blu è stato preso, aggiunta altre robe ed è diventato l'EP Fiori Blu. E mi è rimasto questo semidisco di 7 tracce, a cui ho aggiunto altre tracce.
ed è diventato Gift. Ok. Quindi è un disco nato in corsa, mettiamola così. Un po' a step. Un po', no, proprio in, tipo operazione a cuore aperto. Preso, zacchete, messo roba nuova, quello chiuso, messo roba nuova. Tipo tutta la roba Detroit doveva essere di un altro disco che stavo facendo. Alla fine ho ragionato e ho detto ma uniamo i due dischi, facciamo una cosa. Perché richiudersi in un suono quando poi invece fare mischiare un po' le carte. Sì, poi ho riuscito a trovare, sono riuscito a trovare una quadra. Cioè quando l'ho visto ho detto mi piace, non è un mappazzone di roba. Da quando chiudi un disco a quando lo pubblichi quanto tempo passa? Dipende, sto cercando di far passare più tempo possibile adesso perché con Gifted è stato un disastro. Poi sai, quando lo fai indipendente c'è anche il lato positivo che volendo io lo posso caricare 2 settimane prima. Sì. L'anno prossimo, essendo che comunque curiamo con FinFest, cureremo almeno 5 progetti. Sto cercando di muovermi per tempo, quindi almeno un mese prima, 2 mesi prima. Avere già tutta la roba grafica. Sono tempi accettabili, no? Cioè nel senso che non tieni fermo troppo le cose. Ah no, quello poi, io odio fra. Voi avete la quello fortuna, che arriva esce. Esatto, avete la fortuna di... Non è così in tutte le case, non è così soprattutto nelle case grandi, nelle major, a volte i dischi stanno fermi. Ah no, allora, quello però è un discorso di... Di capito, cioè, ci ho messo 30.000 euro sul tuo disco, 50.000, non puoi non permetterti di buttarlo così. Ci sta, cazzi loro, cioè nel senso... Voi se firmi sta anche dietro quelle robe. Di lavorare anche a progetti molto più veloci, sì, quasi singoli, la comparsata sul disco di un amico che tiene sempre attivo il nome. Beh, comunque è già zitta zitta, adesso che è finita, ha lasciato, è tipo, non so, capito, rompi il formicaio, adesso ci sono tanti piccoli formicai, ci sono io, c'è Rolls con Santa Sede, Schito con la roba sua che a me fa volare, i ragazzi di Stacano, Doie, tutta la clicca di Salonno, chi c'è Gentle giù che fa le sue robe, io comunque ho anche i miei contatti di gente sparsa per l'Italia, Ricky a Bologna, un po' di ragazzi di Milano che spacca, Illest, quelli di Bologna, insomma c'è roba dappertutto, ci siamo connessi. Io l'anno prossimo sarò tipo il guepecchegno dell'underground, sono tutti cazzo di dischi possibili, sì, immaginabili. E lo sai già perché hai già registrato tutto? Quasi tutti, okay. Sì, mica stanno svenando, però lo faccio volentieri. E sì. Non dico, forse ho detto i nomi, ma sti cazzi, dai, io tutto. Li hai buttati un po' lì, però sì, in alcuni ci sono. Non c'è niente ancora sul calendario. Sì. No, Doi in realtà l'ha annunciato oggi, quindi okay. Credo che uscirà già quando esce l'intervista. Però insomma, sì, è figo, è un bel giro. Fa in modo che anche aiuta un po' te, aiuta un po' tutti. No, è bello dirlo perché... c'è vita, insomma. Esatto, le cose poi nascono anche dal parlarsi, dal confrontarsi facendo musica insieme, da vedere come funzionano alcune cose e non ne funzionano altre e da portarle avanti. Sì, poi... cioè, per me ci sta che l'ecosistema sia vario per far mangiare tutti, no? Poi c'è chi mangia di più, c'è chi mangia di meno, ma se lo sai dall'inizio sei a posto, no? Ci si aiuta tutti, si fa... Poi a me fa volentieri, cioè lo faccio con piacere, comunque se faccio un feat con una persona è di base una persona che mi sta simpatica, comunque chiaro. Mi trovo bene. Comunque. E dal vivo? Fare dal vivo? Esatto, vedo che spesso poi quando sei in giro a suonare sale un sacco di gente sul palco. Ah no, quello sì, beh io lo adoro quella roba lì. Poi io non sono troppo uno showman, cioè essendo che appunto non è che è il mio sogno nel cassetto da bambino, cioè per me i live sono sempre tipo, capito, cioè vuoi salire, sali, facciamolo assieme. Se vado in Puglia per esempio mi sembra stupido che non chiamo gente, certo, anche perché è figo, insomma fai l'ospite, no? per me è figo fare così, se ci sta. Sì, c'è una maniera di condivisione del palco che è molto interessante perché non è mai quasi mai uno show realmente preparato con la scaletta blindata, chissà, no, vabbè, quali, la scaletta, quali effetti, la scaletta speciali. È scelta, scaletta se è scelta. No mi sparo in testa. Certo, perché devi sapere cosa devi fare. Mancherebbe qualcuno dietro, ti a quel livello. No, poi io li adoro quelli che fanno così. Alla LOX che c'hanno il DJ, gli manda il beat e quello parte, sa già tutto. Magari un giorno. Però visti da fuori c'è sempre questa alternanza, tutta un po' e poi i live di MRG sono fighi anche per quello. Poi io sono fan della formula americana, del tipo la cricca sul palco, capito? Tutti insieme, sì, 100 persone. Sì, figo. Sì, poi lì magari esagerano un po' perché c'è gente che gli dice a fare cosa, però... gente a caso. Però ci sta, secondo me è figo, sì. E mixare la roba, anche se facciamo roba che magari per alcuni è più seria di robe più trap americane, che poi per me sono mega italiane. Prendiamo tutta la roba che ci piace degli Stati Uniti invece, figa, capito?
Cioè, lo dico sempre a Gioia, io mi sono ascoltato più Gucci Mane che Nas alla fine. Cioè. Ok. Quindi, per me è la stessa cosa, identica proprio. Sì, poi. Uno rappa meglio, inevitabile. Sì, e dice cose anche con un range un po' più aperto, Sì, però forse. Gucci Mane è un uomo incredibile. Certo. Cioè, certi pezzi di Gucci Mane non li ha fatti Nas. Vero anche quello, per cui. Ben Facts, fra. In sapere. My Kitchen non l'ha fatta Nas. Quindi. Ci vuole bilancio, bilanciare, ascoltare tutto, far piacere tutto, fare robe varie. Cazzo te ne se mischi, boh, ti vesti come Andre 3000 ma fai un pezzo alla New York, capito? Boh, sarebbe fighissimo. Sì, non, Capito cosa dico? certo. Match, ma che te frega? Fa anche parte della sorpresa, no? Del fare le cose. Boh, Se di sei avere vestito in stile maniera, ma ne fai. anche. Se sei vestito in maniera, ne fai un'altra, è più Cioè, sconvolgente. prima che dicevamo, no, sei di Abbiate Grasse, dice ti piace solo il rap del Queens. Cazzo, ma sai che figo invece che sei di Abbiate Grasse e decidi di mixare boh, la roba di Miami con rap di San Francisco e Detroit perché quelle sono le tue influenze, cioè sarebbe fighissimo. È fighissimo. Apertura mentale Cioè, se gigantesca. pensi che la trap in Italia è nata a Cinisello Balsamo, perché non può nascere ad Abbiate Grasso la trap bass, Sì. boh, la trap bass. Future base La di future adesso. base, che io esatto, che ne so, l'Abbiate Grasso drill, una roba del Sarebbe genere. Sì, per meraviglioso. me la gente deve ragionare così. Ci Speriamo di essere testimoni di questa cosa. sta, sì, ma qualcosa lo tiriamo in mezzo sicuro. Non so che genere inventiamo l'anno prossimo, probabilmente nessuno, ma facciamo il culo a tutti. Dai, allora. Ci rivediamo l'anno prossimo quando escono le cose nuove, così almeno ci Parola. aggiorni e vediamo se esce Parola, e vi qualcosa. porto i ragazzi. Bella, Facciamo un sicuro. Pink Fest Facciamo tutto insieme. reunion. Giusto. Sotto il palazzo storico, questo è Ci vediamo qua. leggendario. È Bella andata. raga.